Dal bianco al nero, e questo è il titolo della mostra fotografica di Stanislao Farri in esposizione nella sala multimediale di Palazzo Dogana fino al 25 luglio. 80 scatti che l'artista originario di Reggio Emilia ha donato temporaneamente in esclusiva al Fotocineclub di Foggia e all'amministrazione provinciale di Capitanata. Massa Campagna. Dal bianco al nero assoluto, passando attraverso le innumerevoli sfumature che vi intercorrono. Questo è il percorso che si compie guardando le foto di Stanislao Farri, in esposizione nella sala multimediale di Palazzo Dogana fino al 25 luglio prossimo. Per ogni scatto ci vuole fortuna, sottolinea Farri. L'obiettivo della macchina fotografica deve trovarsi nel posto giusto al momento giusto, riuscendo ad osservare chi sta osservando. Così nascono scatti all'interno di un museo, quando la porta di una sala espositiva sta per chiudersi, con un visitatore casuale intento a guardare un'installazione. Così nasce una foto che blocca in un clic due lastre di ferro coperte dalla brina mattutina, un tronco che accoglie un gruppo di falci in controluce, o ancora una rete prigioniera dei ghiacci che forma un ricamo di neve. 80 circa le immagini che compongono questa mostra, che rappresenta un'anteprima assoluta. Dal bianco al nero, infatti, un regalo che Farri ha voluto fare al Fotocineclub di Foggia e all'amministrazione provinciale. Un dono che testimonia l'attaccamento alla Capitanata dell'artista ottantenne originario di Reggio Emilia, che da moltissimi anni trascorre le sue vacanze estive a Peschici, dove è tuttora. Al centro della mostra la foto più antica di Farri, scattata nel 1942 con la macchina fotografica di un amico, che ritrae dei panni stesi. La foto più antica che paradossalmente è l'unica stampata in digitale. Una mostra da non perdere, che fa capire come un grande artista sia capace di far diventare un luogo il suo luogo.